Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera torniamo a parlare di sanità. Si è molto parlato a cavallo delle festività natalizie, in particolare del pronto soccorso intasato, di quelli che sono stati i problemi, anche dei tanti, troppi accessi al pronto soccorso. La ASL che ha annunciato alcune misure, tra cui quella della guardia medica o continuità assistenziale per cercare di trattare, diciamo, quei pazienti o quegli utenti che non sono da pronto soccorso ma che per vari motivi comunque vanno e quindi poi creano una serie chiaramente di congestioni e di problemi. Ne parleremo oltre che con Piero Franchini, che saluto. Buonasera. Ciao. Abbiamo l'assessore anche alle politiche sanitarie Lucia Tanti, buonasera e ben trovata, e il dottor Giovanni Iannelli, direttore del pronto soccorso di Arezzo. Buonasera e ben trovato. Allora, cominciamo proprio dal dottor Iannelli. Ecco, che situazione abbiamo, ecco, in questo momento, se la fase, diciamo, di quei tanti accessi che si è avuto, come mai capita da qualche anno, no, nel periodo natalizio, è stata smaltita o queste criticità continuano? Ma io penso che ancora continueranno per qualche settimana. Il picco influenzale ce l'aspettavamo appunto fra metà gennaio e fine di gennaio, e quindi siamo proprio in questo periodo. La sofferenza che riscontriamo non è tanto, non solo dovuta al numero di accessi, quanto al fatto che sono accessi complessi, perché in pronto soccorso è vero vengono anche tante persone, come si dice, forse potrebbero andare dal medico curante, ma quelle francamente non ci danno un grande da fare, nel senso che come le risolve rapidamente, no, nel senso che sono problemi risolvibili in una visita o poco più, ecco. Il problema appunto è che purtroppo l'influenza si porta dietro una serie di complicanze di malattie respiratorie serie, polmoniti soprattutto nell'anziano, nel grande anziano, che necessita di ricovero. E allora la sofferenza è proprio questa, la difficoltà a trovare collocamento, diciamo così, per i pazienti che devono essere ricoverati. E questa è la più grossa difficoltà che ci trova. Tant'è che la risposta che è stata cercato di dare è quella di aumentare un po' i posti letto per garantire l'assistenza a chi ha necessità di ricovero. Ecco, tutte queste complicanze dovute sempre all'influenza o anche per altri motivi? Dunque, le complicanze nella stagione invernale ci sono sempre, in parte sono legate al virus proprio dell'influenza, in parte ad altri virus, come ho detto anche in altre occasioni. Non si può pensare di azzerare le polmonite dell'anziano vaccinando tutti, sicuramente ce ne sarebbe un po' meno, però quest'anno per esempio mi dicono che abbiamo avuto una buona copertura vaccinale degli anziani, i medici hanno vaccinato una percentuale di anziani piuttosto elevata. Nonostante questo, ecco, si ammalano lo stesso, perché sono persone fragili, appunto anziani o grandi anziani, che possono incontrare virus anche diversi da quello influenzale, senza contare che ci sono i polmoniti direttamente batteriche, per cui ecco, diciamo, nel periodo invernale è sempre più facile avere complicanze di questo tipo e patologie di questo tipo. Mi sembra che queste polmoniti siano, questo virus, diciamo, della polmonite sia in aumento, oppure è una cosa, diciamo, normale? Perché ultimamente ho visto che anche a livello nazionale, insomma, mi sembra che diciamo siano... che c'è un'attenzione maggiore, ecco, a questo tipo di complicanze. Non so se si ricorderà quando c'è stato epidemie influenzali un pochino più importanti, dalla SARS all'aviaria, all'H1N1. Ecco, sono virus che danno con una percentuale abbastanza importante delle complicanze polmonari serie, addirittura si finisce in rianimazione, ecco, in alcuni casi. Come è successo anche quest'anno, in pochi casi, ma insomma non pochissimi anche quest'anno. Ecco. Un pochissimo. Assessore, insieme al sindaco avete detto, dopo tra l'altro tra poco sentiremo anche un primo stralcio che abbiamo realizzato con il sindaco Rinelli, è bene la guardia medica, però non basta, ci vogliono altri interventi, tra cui quelli sul personale, sul quale poi dopo magari diremo. Ecco, come avete seguito, ecco, anche dal punto di vista, insomma, di quello che è il ruolo in particolare del sindaco che ha, no, a livello di sanità e salute pubblica, questi giorni così intensi del pronto soccorso? L'abbiamo seguito come si deve, credo, cioè con discrezione ma anche con attenzione, tenendo conto che una risposta organizzativa come è stata data è importante, però probabilmente manca anche una iniezione, visto che siamo in materia sanitaria, di posti letto e anche di personale, perché come ricordava in realtà ora proprio dottor Iannelli, in realtà quelli che vanno e che potrebbero non andare non sono poi un numero così esorbitante e si possono affrontare anche in tempi piuttosto brevi, quindi c'è comunque un carico di persone che invece vanno perché debbono andare. E questo non è una novità, ma è bene sottolinearlo, e allora quelli non si affrontano con un'organizzazione diversa, ma si affrontano con una
potenziamento di un presidio che non è in sofferenza sempre, ma a volte misura una sofferenza maggiore, che comunque è un presidio che, mi pare di ricordare, ha circa 250 accessi al giorno? Un po' meno, media un po' meno. Di 200. 200 250 accessi al giorno, 250 il picco, sì. Quindi sono comunque accessi importanti. Nella storicità. In Toscana è uno dei più grandi. E quindi evidentemente richiede anche un'attenzione di personale in più, per cui benissimo la risposta organizzativa, che non è che mette una toppa, per carità, è una buona risposta, ma insomma è una risposta parziale rispetto a una risposta globale che richiede più posti e più personale. Sul personale volevi dire sì? Appunto dicevo che qualcuno degli addetti ai lavori ha detto più volte che era, il problema era proprio di quella gente che, per dire, va lì per, magari per cose, per piccole cose, per dire, no. Ecco, invece dopo si è visto che insomma effettivamente c'era un patologia seria, quindi c'era necessità di avere dei posti in più probabilmente. Ecco, magari queste cose, secondo il mio punto di vista, io per quello che sento dalla gente, tante volte fanno male, no? Perché onestamente sembra che magari uno abbia delle responsabilità, come quelli che vanno lì magari perché sono scottati un dito, per dire, no, dice, ma la colpa è proprio la mia, insomma, no? Per dire, quindi, e invece magari diciamo che forse bisognava, visto che si sapeva un po' che i picchi sarebbero stati alti, ecco, magari avere prevenuto, perché la prevenzione è sempre un pochino, prevenuto diciamo nel senso di aver trovato magari qualche posto, è mancato le barelle, è mancato, si è visto insomma, no, lì che c'è stato effettivamente un po' di problemi, insomma, ecco, per dire di organizzazione, insomma. Però guarda, a me preoccupa l'emergenza sempre, ma l'ordinarietà mi preoccupa di più. Sì, quando si dice che questo è un punto di pronto soccorso che è tra i più frequentati in Toscana e da mesi e forse da anni si dice che probabilmente, data la media, serve più personale, allora è chiaro che nel momento in cui c'è un picco c'è un'emergenza e va affrontata, ma qui è l'ordinarietà che va messa sotto la lente di ingrandimento, perché poi altrimenti ci si concentra su un momento e poi dopo si ritorna all'anno dopo se il picco è influenzale, quindi è invernale. Qui serve un potenziamento oggi strutturale. Quindi le case della salute era stato detto che dovevano fare da filtro ai pronto soccorsi, perché inizialmente noi abbiamo avuto qui il dottor Desideri, ne abbiamo parlato in un modo diciamo animato, ecco, e lui diceva che al pronto soccorso a un certo punto non ci sarà quasi più nessuno, se non quelli proprio che gli si stacca un braccio o lo utilizzo, ecco, perché tutto si affronteranno con le case della salute, e invece purtroppo non è stata così. Allora, sentiamo, sì, non sarà così. Dottor Desideri è sicuramente un grande esperto di sanità e anche di sanità territoriale, quindi lui ha questa, anche, diciamo, questa propensione per l'aspetto più territoriale, giustamente, anche perché è sicuramente una situazione, un aspetto fondamentale dell'assistenza per le persone. Le case della salute secondo me sono un ottimo strumento per garantire un'assistenza territoriale ad alto livello, questo sicuramente. Come ho detto altre volte, ho paura che la concorrenza del pronto soccorso sia una concorrenza un po' troppo avanzata, nel senso che quasi sleale, nel senso, noi garantiamo da subito, dopo un'attesa che poi tutto sommato non è lunghissima, esami, radiografie, fino a diagnostica pesante, in tempi ragionevoli. Ecco, ho paura davvero che sia una concorrenza sleale nei confronti della salute. Per cui ecco, la gente, in effetti il trend d'aumento degli accessi in pronto soccorso è durato un po' di anni. Siamo arrivati ora intorno ai 74-75 mila accessi, probabilmente ci stabilizzeremo in questa fascia. Ecco, a questo punto, forse quello che diceva l'assessore è vero, potremmo ragionare in termini di quotidianità, visto che ci stiamo assestando su uno standard. Se poi riusciremo a ridurre gli accessi per vari motivi, però ecco, gli accessi si riducono, questo è il concetto che vorrei far capire, sono quelli che incidono ogni accesso per un quarto d'ora di tempo medico, non di più. Gli accessi che non si riducono sono quelli che incidono per ore, perché un codice giallo e un codice rosso impegna un medico per ore, non per 10 minuti. Quello che sarebbe dovuto andare dal medico curante, ripeto, 10 minuti lo,
lo risolviamo. Sì, quindi sì, non è quello che ci, non è solo quello, diciamo, che ci impensierisce. Quindi un medico in quel caso ne fa tanti. Ne fa tanti, per dire, noi abbiamo l'ambulatorio dei codici minori che in una giornata vengono visti 35-40 persone in ogni singolo ambulatorio, quindi ne vede tanti. Quindi sui 200 accessi, ecco, quelli minori sono il numero è questo più no, o meno? No, minori considerato tutto a bianchi, azzurri e verdi sono intorno all'80%. 80%. Però bisogna tenere conto che una parte dei verdi sono accessi propri del pronto soccorso, anche se sono codici verdi. La piccola traumatologia, uno deve andare a farsi la radiografia, è chiaro che viene in pronto soccorso, però sono accessi propri anche se sono codici minori e quindi impegnano un pochino meno. I codici maggiori sono quelli che impegnano tanto e sono circa il 20% ecco, degli accessi in pronto. Il ritardo nel fare questi esami, perché di solito diciamo sono certe volte tempi veramente non biblici, ma insomma, no? E coincide con qualcosa che magari... Sì, questo pesa sul soccorso, ovviamente, perché molte persone si sentono e dicono, dice, io sono andato a prendere l'appuntamento, mi hanno detto che me la fanno fra 3-4 settimane, se non mesi, allora si sentono male. E le scampi ci sentiremo male tutti, forse per pur di fare. Questo è un problema. È un problema. Che poi questo si congestiona poi la diagnostica. Sì, per certo, dire. Ecco. Certo. Sentiamo il sindaco Ghinelli, questa prima parte di questa intervista di Chiara Sadotti, proprio sul pronto soccorso. Verrà a breve una guardia medica. Una risposta a un'inefficienza palese a cui ci si è trovati davanti in quei giorni, peraltro in qualche maniera un po' attesa, perché si sapeva che durante il periodo natalizio c'è la recrudescenza dell'influenza, ci sono tanti altri problemi che si manifestano. Il problema è che il pronto soccorso è diventato praticamente l'unica via di accesso all'ospedale, quindi tutti quelli che hanno bisogno di cure più o meno importanti passano di lì e quindi i numeri talvolta sono, è vero che è un picco, però ce n'è bisogno in quel momento, no? di dare la risposta. E quindi l'indicazione che ci ha dato la direzione generale di aumento del personale da destinare a quella unità è sacrosanto. Ci dispiace solo che arrivi a posteriori, cioè prima si nota il malfunzionamento e soltanto dopo si corregge, però comunque la strada è stata imboccata correttamente, quindi io applaudo a questa diciamo, iniziativa di aumento del personale a qualsiasi titolo venga fatta. Che poi ci sia da ridisegnare complessivamente un rapporto e comunque una delega in maniera organica nei confronti dei medici di famiglia è un altro discorso, che anche questo mi trova perfettamente d'accordo, anche perché se penso... Cioè, noi siamo sempre gli stessi, no? E viviamo sempre nello stesso modo. È vero che le patologie sono un po' cambiate negli ultimi anni, ma l'uomo è sempre lo stesso. E allora il peso che aveva il medico di famiglia 30 anni fa non ce l'ha più oggi. E quindi forse da ridisegnare questa logica, d'accordo ovviamente con l'associazione di categoria, ma credo che da questo punto di vista problemi non ci siano. E probabilmente questo disegno di area vasta in qualche maniera ha portato l'attenzione della direzione su problemi più di relazione con le altre province che non di risoluzione di problemi immediatamente urgenti per la nostra zona, che poi si ripropongono, penso, tal quale a Siena o a Grosseto, non è che la cosa cambi, è il volerli mettere dentro un'ottica di rete e di area vasta che probabilmente può creare qualche problema, come ha creato, però ho capito che si è percepito esattamente che c'è un problema e nella direzione della sua soluzione si sta andando. Allora, così il sindaco Ghinelli, chiedo all'assessore, poi ci fermiamo un attimo per la pausa, diciamo questi problemi anche sul personale, poi dopo sentiamo il dottore ovviamente se sono effettivamente concreti della presunta carenza di personale, sono collegati alla nuova organizzazione su area vasta, cioè c'è una relazione, ci potrebbe essere una relazione? Esiste un tema da affrontare con grande tranquillità, però anche con grande determinazione, che è quello della presenza di personale che in qualche modo manca rispetto ad altre realtà. Su questo noi, come dire, con tutta la cordialità di cui siamo capaci, non riusciamo a cedere di un centimetro perché non lo vogliamo fare, quindi da qui anche gli stati generali della sanità, cioè l'idea di
mettere a fuoco alcune questioni, questa è una, perché la questione del personale è la prima delle questioni, perché poi alla fine quando vai al pronto soccorso, vai in un reparto, vai dove vuoi, trovi comunque un operatore che è il primo elemento che ti dà la risposta. Quindi su questo, come dire, probabilmente la Slona, che io non nascondo di dire che non amo, non l'ho amata prima, non l'amo ora, non l'amerò mai. E se... Io pensavo che era una russa. La Slona? No, invece no, non è una russa, però insomma non è una bella cosa. Ecco. La Slona è un assetto, come dire, di ordine generale che a nostro avviso, ma mi pare di poter dire non solo a nostro avviso, non ha premiato la provincia di Arezzo, rischia di invece depotenziarci. Beh, ci va messo un punto. Il personale, ripeto, è un dato evidente, i numeri sono numeri, cioè una, addirittura siamo anche sotto la media della Slona rispetto al personale. Considerare Siena, non a Siena, non penso che sia una risposta, quindi rimettiamo dentro tutto e calcoliamolo per bene. Partiamo tra pochissimo. Eccoci tornati, stiamo parlando di sanità e del pronto soccorso, ci siamo lasciati con le riflessioni dell'assessore Lucia Tanti sul fatto che Arezzo è sottodimensionato come personale rispetto, diciamo, alle altre province della ASL Toscana Sud-Est. Ecco, chiedo al dottor Gianelli se intanto nel pronto soccorso si percepisce questa carenza di personale, se è una delle cause, insomma, di quello che è accaduto. No, di quello che è accaduto forse no, sicuramente quel discorso che facevamo prima dell'attenzione non tanto all'emergenza ma a quella che è la struttura di base, ecco, e la quotidianità dell'attività in pronto soccorso, indubbiamente sarebbe necessario riuscire ad avere qualche numero in più. Noi abbiamo avuto un'emergenza per i medici molto grave nel corso del 2017, ma devo dire che l'azienda ha cercato in tutti i modi di sopperire alla carenza di medici, che è dovuta al fatto che molti si sono trasferiti, ci sono state gravidanze. Il problema è che oggi è difficile trovare medici liberi per lavorare in tanti settori. Mancano gli anestesisti, mancano i radiologi, mancano i pediatri, mancano i medici di prima emergenza. Lì è ancora più grave perché i medici scappano dal pronto soccorso, perché essendo un lavoro estremamente stressante e difficile anche, e per certi versi anche di scarsa gratificazione, allora appena si può, ecco, ci se ne va dal pronto soccorso. Quindi questo aggrava la carenza. Noi abbiamo fatto concorsi, graduatorie di tutti, siamo riusciti a ricavare veramente poco, perché le scuole di specializzazione purtroppo sfornano meno medici di quelle che sarebbe necessario. Qui anche bisogna fare un discorso con la politica, con l'organizzazione, con la programmazione, ecco, perché siamo stati in difficoltà. Per quanto riguarda gli infermieri, diciamo che siamo il numero che dovrebbe essere, però con questi volumi siamo sicuramente in carenza. Io dico una cosa e credo di non poter essere smentito: io non credo ci sia un altro infermiere che lavora tanto quanto un infermiere pronto soccorso della medicina d'urgenza. Che ha fatto appunto più volte, diciamo, ha fatto presente che c'era questa. Dopo sentiremo il servizio. Sì, certo, no, ma io raccolgo ovviamente le testimonianze dirette degli infermieri che la mattina mi dicono: non ci siamo messi seduti, neanche se non dico sdraiati, ma neanche a sedere. E quindi stare 11 ore in piedi insomma, è veramente una cosa che non ha uguali, ecco, in tutta l'organizzazione sanitaria. Questo se ne deve tener conto. Dunque fanno turni di quante ore? Diciamo? Dunque fanno due turni di 6-7 ore. Sì. E un turno di 11 ore. Quindi notte. È quello più, forse, lungo e pesante, e quello più pesante anche perché si riduce un pochino la dotazione. La notte, per esempio, in pronto soccorso sono 4 infermieri contro i 5-6 che sono in attività normalmente, e in medicina d'urgenza, che è sempre legata all'attività del pronto soccorso, sono 2 infermieri invece di 3. E quindi... poi a lungo andare, per dire chiaramente, la stanchezza. Si fa sentire, tanto, insomma, appunto, anche per dire, appunto, però ancora, ecco, alla fine riescono a fare il servizio, sì, perché in modo il lavoro sono appassionati e sono veramente il lavoro gli piace, ecco, in questo senso, però ecco, la stanchezza si fa davvero sentire. E a livello medico quanti ne mancherebbero di medici per dire che siamo a questo posto? Punto, questo dipende, perché sa che la Regione Toscana ha fatto una delibera, la 806, che prevede una riorganizzazione del pronto soccorso. Pronto soccorso, come si dice, organizzato per intensità di cure.
Quindi c'è una bassa intensità, un'intensità intermedia e un'alta intensità. Noi diciamo che siamo abbastanza in linea, già prima lo eravamo con questo indirizzo, quindi da questo punto di vista non ci sconvolgerà più di tanto l'attività. Però allo stesso tempo ha fornito anche degli indicatori per dire allora per tanto volume ci vuole tanti infermieri, tanti OSS e tanti medici. Ecco, se si tiene conto di quella indicazione della regione siamo molto al di sotto. Siamo veramente molto al di sotto. Meno male che questa volta diciamo che di solito dicono sempre che sono troppi. No, se si tiene, tutti sono d'accordo, ecco, io sono partecipato a riunioni in regione di tutti i direttori e tutti i direttori del pronto soccorso toscani dicevano appunto che sono sotto un certo numero di medici, tenendo conto delle indicazioni date alla regione. Se si tiene conto di quella che era attualmente la pianta, siamo sotto di 5 unità in questo momento. 5 unità. Sempre per quel problema di reperimento, cioè che sì, è difficile. Beh, davvero. Ecco. Abbiamo fatto ora un avviso pubblico, abbiamo messo in fila un po' di medici, però si sono. Le scuole pure, dicevo. Dispersi in tutte le altre ospedali. Lì non ci vogliono. Risulta che le università sono a numero chiuso, che non è perché sembra che ce ne sia dei medici a sufficienza per dire che ce ne sia. Beh, forse medici in generale può darsi ce ne siano anche a sufficienza, forse manca una programmazione sulle singole specialità, ripeto, radiologi, anestesisti sono le stesse nostre condizioni. Ecco. Allora, abbiamo parlato di sindacati. All'inizio, credo il 2 gennaio, c'è stato un sopralluogo della funzione pubblica CGL, erano i giorni proprio chiaramente più di affanno, ecco, per il pronto soccorso. Sentiamo che situazione avevano trovato. Per puro caso ho alzato una barella del pronto soccorso a disposizione per eventuali pazienti ed era sprovvista di materasso. Aveva solamente due coperte tra per il comfort dell'eventuale paziente. Hanno trovato anche una barella senza materasso alcuni rappresentanti sindacali della funzione pubblica CGL nel corso di un sopralluogo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Da alcuni giorni di nuovo sotto stress per l'elevato numero di accessi in rapporto al personale sanitario impiegato. Sale d'attesa piene, barelle e posti letto tutti occupati. Il pronto soccorso in questo momento è in una situazione di emergenza. E al triage abbiamo visto che le sale d'attesa sono estremamente piene di persone e all'interno lo stesso, i posti abbiamo potuto vedere e constatare che sono tutti occupati. E in questo momento stiamo vivendo veramente una condizione di sofferenza, sia dal punto di vista della cittadinanza, sia dal punto di vista degli operatori che sono impegnati. Non possiamo non apprezzare degli auspici da parte della direzione, capiamo gli sforzi, capiamo le difficoltà legate ad una serie di fattori che il pronto soccorso per definizione non può prevedere. Però si può rispondere a nostro avviso in una maniera anche più incisiva e più organizzata, questo sì. No, della direzione, ecco, con i sindacati c'è un dialogo, c'è, si cerca di. Penso che la direzione abbia sicuramente dei rapporti, io non personalmente, perché non ho ovviamente questo ruolo. Perché prima non erano tanto. Alla facciata della barella ho già risposto. Mi sembra un problema veramente di poco. Minimo. Non era una barella a disposizione, tant'è che era lì vuota il momento in cui le barelle erano tutte occupate. Era solo stata trattenuta lì dopo che il materasso era stato inviato a sanificare perché era sporco, giusto per una medicazione, di stare in una persona per fare un elettrocardiogramma che dura 30 secondi, quindi non era una barella per essere utilizzata. Vista la carenza si è detto utilizziamo anche questa, ma in maniera assolutamente provvisoria e temporanea, non una barella in cui doveva stare un paziente, tant'è che era vuota, non era occupata. Ecco. Sul resto ben venga, ecco, l'interesse del sindacato sul personale e sulla carenza di personale. Forse un lavoro che si potrebbe fare e che potrebbe essere utile a tutti è quello di vedere se ci sono delle situazioni in cui è possibile grattare qualcosa. Ora, in sanità abbiamo già grattato tanto, e quindi, però forse qualche realtà in cui si lavora un pochino meno rispetto ad altre, poi, ecco, riuscire a
ad equalizzare queste situazioni potrebbe essere uno sforzo che il sindacato potrebbe fare, non dico andare a cercare, però insomma ecco, ci sono differenze, come ho detto prima, di lavoro tra una struttura e un'altra. E lì ecco forse riuscire a... C'è anche quello che sta bene, insomma, no? Che beh, insomma, ci sono anche quelli che, stanno meglio. Ecco, voi in quei giorni avete fatto, c'è stato un appello anche della ASL, ai medici di famiglia, anche per un, forse un approccio diverso nei confronti magari dei loro pazienti. Ecco, questo quanto può incidere anche nelle indicazioni? Ma guardi, io lo dico, ripeto sempre quello, questa cosa appunto, che non è una lotta tra noi medici di famiglia. Quando abbiamo giorni di picco, 267 accessi, che era il 27 di dicembre, gli ambulatori dei medici sono strapieni, non è che loro sono lì, hanno... quindi quando c'è l'affluenza massima è tutto pieno, pieno pronto soccorso, e sono pieni anche gli ambulatori medici che lavorano tanto, perché fare tante visite domiciliari, fare le visite in ambulatorio con la frequenza e col ritmo in cui lavorano loro è veramente una cosa importante, quindi non è una lotta tra noi e loro. Quando c'è necessità di risposta, ecco, siamo oberati tutti, pronto soccorso e medici di base. Io ho visto infatti che vicino a me c'è una farmacia e le file che ci sono ora non mai viste, insomma, addirittura fuori dalla porta, quindi c'è, nel senso che proprio, e sono 6 o 7 medici dentro, 6 o 7 farmacisti a servire, quindi ecco, si vede proprio che c'è dei picchi notevoli, insomma. Tra l'altro proprio oggi a livello regionale, quindi non è una cosa diciamo aretina, però i sindacati hanno un po' messo in risalto il dato della spesa per le a vantaggio delle case farmaceutiche in rapporto invece alla spesa per il personale, con un blocco degli stipendi da 8 anni, e dice il personale perché deve essere ancora una volta chiamato a pagare il conto. Vorremmo sapere con numeri certificati di quanto è cresciuta la spesa a vantaggio delle case farmaceutiche. Questa è una domanda che ovviamente risponderà a chi ha compiti, chi lo sa, noi non lo sappiamo, quindi speriamo che arrivi una risposta in tal sui senso. Sui farmaci c'è da dire che ci sono ora in commercio farmaci estremamente costosi, cioè, non è tanto un aumento della quantità di farmaci messi in giro, ma del costo. Pensate, per costo, pensate al farmaco, famoso farmaco per il virus dell'epatite C, che guarisce una malattia che una volta si poteva anche morire alla fine, e la guarisce, però ha dei costi veramente esorbitanti. Ecco, adesso che facendo un po' la voce grossa, c'è stata la, si può chiamare forse vittoria per quanto riguarda la questione anche del distretto, no? Anche perché insomma, il sindaco in particolare, no, spesso aveva posto questa problematica del fatto che Arezzo non poteva essere messo insieme, no, ad altri territori. Cioè, abbiamo avuto rassicurazioni, diciamo, che è ufficiale, perché l'assessore Saccardi lo ha detto in una pubblica riunione, quindi per me è ufficiale, perché insomma l'assessore ci credo, no, quello che dice l'assessore insomma per me ha valore, per cui lo ha detto anche in un contesto pubblico, ci crederei anche in un contesto privato, ma insomma ha maggior ragione. Ancora non è efficace, però insomma questa è però un rimedio circa un assetto che dopo la Slona, che non è una russa, arrivava anche la zonona. E allora in qualsiasi teoria dei sistemi ci dice che se tu allarghi un cerchio quell'altro lo devi restringere se non vuoi perdere l'analisi del territorio, e quindi la zona Arezzo, Valtiberina e Casentino insieme è un'aberrazione. Peraltro era anche difficile convocarla, perché poi c'è stata anche una necessità di rivedere il peso dei sindaci, se tutti i sindaci partecipavano o no, che sembra una questione di lana caprina, ma poi in realtà non lo è. Quindi rispetto alla zona grande noi siamo in attesa di una decisione di giunta, che però dovrebbe sacramentare quello che l'assessore ha già detto. Ora comincia a essere l'ora, detta tra noi, perché cominciano ad essere diversi mesi che l'abbiamo costruito. È ovvio che però la visione deve essere di insieme, deve essere di provincia, perché se anche il Casentino esce dalla zona aretina e va con la Valtiberina, quello che succederà al presidio ospedaliero del Casentino non è indifferente rispetto a quello del San Donato di Arezzo. Quindi è evidente che le zone servono anche perché programmano interventi non solo sanitari ma anche sociali, e quindi questo apre tutta un'altra partita. Ma è altrettanto vero che la visione provinciale non va mai persa. È un assetto che secondo noi non sta in piedi, e almeno sulla zona diciamo che abbiamo segnato un punto di vittoria. Rimane tutto un assetto regionale che a nostro avviso qualche carenza strutturale e organizzativa ce l'ha.
In più, e l'aggiungo, questo è un dato politico, però è vero, la sanità toscana dal 2012 almeno deve cominciare ad assorbire il grande trauma del buco di Massa Carrara, che non se ne parla più, però è anche chiaro che da quel momento noi osservatori un po' più attenti di altri abbiamo visto che qualche contrazione degli investimenti c'è stata, quindi io capisco che da questo punto di vista ci sia un qualche imbarazzo e non è certo responsabilità dell'ASL, ci mancherebbe, ma l'assetto politico regionale vede un'ASL, tra l'altro la più piccola all'epoca della Toscana, che è riuscita, direi in maniera anche straordinaria, a inanellare con bravura eccellente, a fare è diventato il famoso buco di Massa, che inizialmente erano 24 milioni, poi 60, poi 224, poi 520, e siamo fermati lì, insomma, 520 milioni di euro pesano in una struttura generale. Quindi noi crediamo, e quando dico noi, mi riferisco anche al sindaco con il quale abbiamo parlato a lungo di questo, che alcune storture rispetto ad oggi derivino anche da questo, che è vero che è passato, ma che probabilmente non è risolto. Quindi il vuoto, diciamo, sulla questa slona è di sufficienza oppure? Sulla ASL in quanto soggetto operativo non possiamo dare un voto negativo, perché trattiamo quotidianamente. Sulla slona direi che è un meno 43, ecco. È freddissimo. Pubblicità. Siamo tornati a Nero su Bianco, stiamo parlando di sanità. Il tema dell'area vasta torna sempre. Da un punto di vista pratico, proprio di chi vive il pronto soccorso, ci sono stati dei riflessi, cioè, nella quotidianità di questa nuova organizzazione? Ma direi nella quotidianità no. Noi eravamo già abituati al nostro interno della ASL Aretina ad agire in termini di rete tra i vari pronto soccorsi, quindi abbiamo dovuto allargare un pochino le maglie, ma insomma è stata una cosa che stiamo facendo e stiamo realizzando. Direi che più dal punto di vista amministrativo è stata una cosa che ha avuto un impatto forse un pochino maggiore, perché, e quindi in questo senso anche nei nostri confronti, perché noi eravamo abituati ad avere certi referenti amministrativi, a un certo punto ci hanno detto no, ma di questa cosa se ne occupa Grosseto. E noi a Grosseto non si conosce nessuno, rimaneva. Però insomma piano cerchiamo di... Sì, no, non credo che lo dobbiamo raggiungere, ma anche riuscire a telefonare a una persona che non abbiamo mai visto. Insomma, quindi dal punto di vista amministrativo direi che anche la struttura ESTAR, questa struttura regionale che deve pensare ai concorsi, all'acquisizione, ecco, forse è un pochino appesantita da questa, e forse bisogna trovare dei correttivi. Però ecco, dal punto di vista pratico, della quotidianità, noi continuiamo a fare ovviamente il nostro lavoro e con le difficoltà e i pregi di sempre. Insomma, ecco. Il sindaco infatti diceva che anche strutturalmente era un'area un po' vasta, ma anche penalizzata appunto dal fatto della viabilità, dal fatto appunto che non ci sono treni, che non ci sono... Quindi anche diceva appunto che anche per il personale che... certe volte che si deve recare da una zona all'altra, insomma, diciamo che c'erano delle difficoltà, insomma, ecco. Quindi ecco, tante volte queste scelte, per dire, ecco, di quando la politica, perché questa è la politica, e io li chiamo tante volte raccontatori di novelle, perché effettivamente spesso e volentieri qualche novella la raccontano, insomma, no? E quindi ecco, che tutto vada bene, cioè, come si fa a non pensare che poi verranno fuori delle difficoltà, che poi vengono le difficoltà, perché poi dopo anche per spostare, per dire, da un posto all'altro un malato, per dire, no? Da un ospedale all'altro, insomma, non è che ci sia una grande viabilità di qui a Siena e a Grosseto, insomma, ecco, per dire, quindi è una strada che non è finita da anni. Anche se a Siena e Grosseto stanno completando, più veloce certamente della nostra parte. Noi siamo un po' isolati, insomma, sì. Forse se faceva meglio se era aggregati a Prato Vecchio, per dire, probabilmente si trovava più risposte, diciamo, no? Che va da Sestino all'Isola del Giglio, quindi c'è bisogno di avere, come dire, una grande competenza geografica per capire che non sta in piedi. Tra l'altro la regione toscana, come
noi conosciamo questa, che ha 3 milioni e 700 mila abitanti circa, in realtà ne ha quasi 1,5 milioni nell'area vasta, in quella che è Firenze, Prato, Pistoia, dopodiché ha 800 mila abitanti circa nell'area nostra, ma da un punto di vista invece di estensione territoriale è 2/3 della Toscana. Allora, ora, siccome l'hanno fatta in Toscana la legge e la Toscana dovrebbero conoscere, è proprio sbagliato l'impostazione di ordine generale, perché lo stimolo e, se vogliamo, lo spirito è condivisibile, che è quello di armonizzare i servizi, perché che tu stia a Massa o a Grosseto devi avere una risposta di servizi che sia equiparata, e questo va bene, non è che la equipari mettendo insieme ciò che insieme non ci può stare, e nel metterlo insieme fai una media per cui chi è più alto diventa più basso e chi è più basso non diventa più alto perché ha costretto a quell'altro a decrescere. Quindi, come dire, forse una riflessione su questo bisognerebbe che, io credo che, assessore, si dovrebbe fare. La cartina politica tante volte non coincide con le cartine geografiche, capito? Quindi, ecco, secondo me lì tante volte non è che è il peso effettivo di ciò, ma è il peso politico che conta per fare certe cose o meno, quindi ecco, non è che si sta a guardare. Ma in realtà ha sempre avuto, io ho avuto modo di conoscere la regione bene per 10 anni, quindi ha sempre avuto un'idea, presidente Rossi, ma non solo sulla sanità, su tutti i servizi, di avere 3 grandi centri, Siena, Firenze e Pisa, che peraltro sono anche centri universitari, e di poi fare col goniometro la distanza territoriale, che non è un'idea che sta molto in piedi, uno perché in realtà le province sono 10 e quindi non è che puoi su 3 fare forza. Due, perché la zona ottimale solitamente è quella provinciale, nonostante ciò che delle province si sia fatto. Tre, perché in realtà ottimizzazione dei servizi, qui parlo di tutti, non la fai facendo delle aree che peraltro neanche coincidono, perché noi abbiamo sulla sanità una macroarea, sui rifiuti un'altra macroarea, sul servizio idrico un'altra macroarea. Cioè, c'è da chiedersi se non avevano avuto dei momenti di scarsa lucidità, perché allora almeno fai uguale le macro aree, no, li fanno incastrare come se poi i termini di salute non coincidessero con tante altre questioni, perché poi la sanità è un aspetto, la salute è molto più ampia, insomma c'è un po' di confusione, e forse nella sanità in particolare bisognerebbe usare più la parola umiltà, perché questa cosa che ci sono molte luci è vero, ma ci sono anche altrettante ombre. E si è voluto enfatizzare troppo le luci e cercare di nascondere troppo le ombre. E non è un buon metodo, perché la valutazione non è mica un atteggiamento denigratorio, la valutazione è un atteggiamento realistico. Ora bisognerà cominciare ad avere una modalità di approccio che sia certamente orgogliosa per ciò che funziona, ma anche molto umile, molto realista per ciò che non funziona. E molte cose strutturalmente non funzionano, tante. Tutto che tra l'altro dicevamo anche della delicatezza di chi poi, no, opera al pronto soccorso, perché arriva di tutto e di più, e valutare, no, saper valutare, no, un caso da un altro, credo che sia un ruolo, ovviamente noi non siamo addetti ai lavori, però si percepisce la delicatezza. Non per niente è sorta da anni la specialità in medicina d'urgenza, sì, cosa che in Italia non c'era, e quindi era un grave handicap questo rispetto ad altri paesi. Paese anglosassone, anche la Francia, che aveva già da anni una specialità in medicina d'urgenza. Questa è stata colmata, però ecco, sono da pochi anni che escono medici specialisti in medicina d'urgenza, quindi per avere, diciamo, il parco medici tutto adeguato al bisogno ci vorrà un po' di tempo, ecco, ci vorrà un po' di tempo, ora andremo avanti con peraltro un personale sicuramente formato che lavora da anni, e che però ecco, quando saremo a regime con tutti i medici della medicina d'urgenza probabilmente le cose saranno anche più facili. Ecco, c'è un dato, una stima, cioè, di questi accessi, quanti poi sfociano ad esempio in un ricovero, no? Perché poi sappiamo che sì, i posti letto noi siamo valutati normalmente su questo, no? Perché è vero che c'è una spinta, no? Visto che c'è una carenza in posti letto, a evitare il più possibile che ci siano dei ricoveri. Sì, non è solo per questo, il problema è che oggi molte cose riusciamo a farle in setting diversi, sì, dal ricovero. Quando è necessario il ricovero lo facciamo, però ecco, rispetto a tempi andati, tempi passati, in cui si ricoverava di tutto e si stava in ospedale anche 2 o 3 settimane, me lo ricordo quando ho cominciato a lavorare, era così, ma gli soffriva abbastanza poco, insomma 3 pasti caldi, qualche antibiotico e poco più. Oggi ecco, ha senso ricoverare una persona se ha bisogno di monitoraggio.
cioè che non vuol dire avere file attaccate, vuol dire che deve vedere gli infermieri e i medici diverse volte al giorno, perché c'è bisogno di controllarlo in maniera stringente. Se deve fare delle altre cose, può stare a casa e farle in maniera ambulatoriale. Quindi il concetto è per quello essere ridotto il numero la necessità di ricoverare, perché oggi si ricovera le persone che hanno necessità di essere controllate diverse volte al giorno. E in quanto a quello che diceva prima, sì, cioè quanto ricoveriamo, noi mediamente ricoveriamo intorno al 10,3-10,4% degli accessi. In questa fase abbiamo avuto giorni in cui abbiamo ricoverato un po' di più, fino all'11-12%, e giorni invece in cui abbiamo ricoverato addirittura il 9%, cioè quando c'è il picco di 260 persone che vengono appunto per curarsi dell'influenza, chiaro, quelle sono persone che non ricoveriamo e quindi la percentuale dei ricoveri scende ulteriormente. Siamo, credo, una delle pronto soccorso che ricovera meno in Toscana, ecco, rispetto alla percentuale globale, che è quella in Toscana intorno al 13-14%. Ho visto in un ospedale del nord che addirittura hanno rinviato delle operazioni, degli interventi chirurgici, chiaramente di meno importanza, proprio perché non c'erano mancanze. Questo l'hanno fatto anche in Inghilterra, tanto per dire quanto è globale la situazione dell'afflusso in pronto soccorso. Leggevo l'altro giorno appunto che in Inghilterra hanno bloccato gli interventi programmati, questo per far che? Per mandare il personale a lavorare in pronto soccorso, non è che l'hanno tenuto a casa, ecco, hanno mandato chirurghi e infermieri delle sale operatorie e dei reparti chirurgici a lavorare in pronto soccorso. Questo è un colpo di fantasia forse un po' eccessivo per le abitudini italiane, insomma è difficile spostare la gente a lavorare da un'altra parte, però per dire come vengono affrontati in altri paesi questo tipo di emergenza. Però magari si libera qualche letto, chissà, magari Qualche letto, questo l'abbiamo fatto anche noi, vuol dire che abbiamo utilizzato i posti letto delle chirurgie per pazienti medici. E nella fase dal 20 di dicembre in cui l'attività programmata delle chirurgie si riduce, abbiamo utilizzato quei letti lì anche per... Quindi c'è stato anche arezzo. Assolutamente. Ecco, l'età media dei medici, cioè sono medici esperti? Sono sicuramente medici esperti, ripeto, perché ormai quelli che lavorano da anni lavorano da molto tempo e quindi hanno avuto tempo di maturare. I medici che entrano da giovani, i medici hanno fatto 5 anni di specializzazione in medicina d'urgenza. Noi stessi abbiamo avuto in formazione medici specializzandi e quindi l'abbiamo formati noi ad Arezzo, e quindi quando cominciano a lavorare hanno già fatto gran parte del percorso. Sentiamo di nuovo il sindaco proprio sugli stati generali che ci saranno a febbraio, stati in cui il cittadino potrà dire, lo dice anche il sindaco, alzare la mano e dire magari quello che non va. Sentiamo. Allora, gli stati generali della sanità sono uno strumento che ci siamo inventati e che abbiamo concordato poi con la direzione di area vasta dell'azienda sanitaria, e li abbiamo voluti confinare alla zona aretina perché riteniamo che sia venuto il momento di porre il tema dell'efficienza e delle politiche sanitarie per la nostra città a tutti gli interlocutori. Questa è la novità degli stati generali, è questa, che a quel tavolo, comunque a quella giornata dedicata all'analisi, alla indicazione delle opportunità, degli schemi e del futuro, della progressione nel futuro degli schemi sanitari, parteciperanno un po' tutti, sono invitati tutti e soprattutto, tengo a ribadirlo, i cittadini, perché è bene che a loro si parli. Molto spesso nelle conferenze zonali, nelle riunioni che si fanno tra la parte politica, comuni, amministrazioni e la parte sanitaria, si assiste a un dialogo tra, come dire, addetti al settore, no? Che usano anche un linguaggio e delle metodiche assolutamente poco comprensibili ai più. Bene, gli stati generali devono essere una cosa completamente diversa, devono essere l'apertura all'utente finale di quali sono i temi e quali possono essere i miglioramenti delle criticità che oggi si pongono a livello sanitario. Questo l'ha voluto il Comune fortemente, l'ha voluto in particolare il Sindaco, perché io sono, a termini costituzionali, il responsabile della salute dei miei amministrati e quindi non posso né far finta che le cose vadano bene quando non vanno, e nemmeno non sapere e non rendere pubbliche quelle che sono le strade di uscita da alcuni elementi di inefficienza. Fermo restando che la sanità aretina, per non sua stessa missione ma per dati oggettivi, è una buona sanità.
mi immagino cosa avviene altrove, visto che noi comunque notiamo dei problemi. Questo non vuol dire nulla. Il fatto che la nostra risposta sanitaria sia paragonata ad altre, sia migliore, non toglie che se ci sono delle inefficienze vadano corrette. Ecco, gli stati generali ci dovranno un po' dare il polso della situazione. Non soltanto parlare di numeri, di statistiche, ma parlare oggettivamente di temi anche molto banali. Uno di questi io l'ho voluto fin dall'inizio proporre alla direzione sanitaria e devo dire che purtroppo su questo non ho avuto grandi risposte, ed è il sistema informativo per i pazienti. Molto spesso, ognuno di noi, se pensa a quello che gli è avvenuto nel recente passato, sa a che cosa mi riferisco, non sempre è in grado di conoscere bene quali sono i suoi problemi, le terapie che si aspettano, gli esiti che da quelle terapie ci si può aspettare in tempi più o meno certi. Ecco, il pacchetto informativo messo a disposizione dell'utenza secondo me è fondamentale, anche per dare, non l'immagine perché l'immagine dice nulla, ma anche per dare la corretta sensazione dell'evoluzione della patologia, dello stato clinico del soggetto che ha avuto bisogno dei servizi sanitari. E questo è fondamentale per i medici perché ne hanno così un, tra virgolette, un po' uno scarico rispetto alla lamentela tipica del cittadino, ma è soprattutto importante per i cittadini che vengono a sapere finalmente che cosa sta avvenendo circa l'efficienza di un servizio che loro a tutta prima spesso non percepiscono come efficiente, mentre magari forse lo è. Nella parte quando ci sarà questo confronto? La data è già stata individuata nel, se non ricordo male, 19 di febbraio. È stata condivisa con la ASL e con i principali partner e sarà un incontro che si svolgerà nell'arco dell'intera giornata. Ci saranno, diciamo, il contenitore esiste già, si sta definendo l'indice degli argomenti. Mi permetto di anticipare, ma lo faccio perché ne abbiamo già discusso con il direttore di Area Vasta, che è una, viene definita come stati generali della salute, perché è corretto definirlo così, ma di fatto si parlerà sostanzialmente del sanitario e non degli aspetti sociali della salute. Quindi non si parlerà né di sociosanitario né di sociale, si parlerà di sanità e quindi di servizi ospedalieri, quindi di servizi al cittadino, quindi di servizi medici e tutto quello che ruota intorno alla salute dei cittadini, ma vista dal punto di vista della sanità. Allora, questo è. Quindi sarà una giornata intensa, perché ci sarà il direttore desideri, certo, sì. Quindi le risposte. La siamo inventata così, è stata descritta esattamente come ce la siamo inventata e beh, c'è la volontà di aprirla questa scatola, anche per vederne i punti di forza e per non nascondere quelli di debolezza. Probabilmente in questi anni si è, ripeto, un po' ecceduto sui risultati positivi, c'è la percezione provata che ci sono anche dei dati che non funzionano, ne dobbiamo parlare per capire come se ne esce, insomma, quindi questo è il nostro ruolo, noi siamo un po' i sindacalisti del territorio, abbiamo la sovranità territoriale come punto di riferimento, questo dobbiamo fare, insomma. E lo facciamo. Il confronto anche è molto sempre, no, è utile, se è fatto in modo costruttivo. Certo. No? Tenere conto che sistemi sanitari moderni tutti sono sistemi molto complessi, che soluzioni facili non ci sono. Bisogna mettersi là, come diceva l'assessore, con umiltà e trovare strade a volte anche fantasiose per... Rimane il fatto appunto che la sanità toscana, in particolare la Aretina, ha delle performance molto, molto buone. In tutto ci sono margini di miglioramento, anche in questa, cioè, sicuramente ci sono margini di miglioramento, e credo la cosa migliore sia proprio la collaborazione tra politici che hanno una visione ampia della realtà e tecnici come sono io che devo far funzionare una macchina che in qualche modo gli viene consegnata. Ecco, io no, come cittadino posso avere le mie idee e contribuire alla costruzione della macchina, poi la macchina mi viene data, io la devo fare, la devo guidare. Ecco, questa è la situazione. Un'ultima cosa, l'anno scorso si era parlato a un certo punto anche della, poi non credo ci siano stati altri episodi particolari, della sicurezza, no? Col fatto anche che la notte si citofona per entrare, ecco, la situazione è più tranquilla dopo qualche episodio, no, che c'era stato di qualcuno che era andato in escandescenze, anche per la sicurezza del personale? No? Sì, abbiamo fatto degli interventi anche strutturali, appunto la chiusura della porta con il citofono la notte, la chiusura del triage, che una volta c'era l'accesso, qualcuno poteva entrare, come è successo, quindi ora è chiuso, le telecamere che controllano tutta la
la sala d'attesa e l'ingresso, e devo dire ormai da un po' di tempo ci sono stati degli scontri verbali, ma quello non è proprio evitabile, però ecco, aggressioni vere e proprie non ci sono state più. Bene, io ringrazio molto il dottor Iannelli di essere stato qui con noi, di averci spiegato un po' la situazione. Grazie a Giovanni Iannelli, direttore del pronto soccorso di Arezzo, grazie all'assessore Lucia Tanti, grazie a Piero Franchini, ci rivediamo venerdì prossimo.